Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo primo video su Switch. Quest'oggi cominciamo subito in grande andando a sfidare in Best of 3 un giocatore che è stato in grado di vincere il mondiale. Sto parlando di Arash Ohmati, campione del mondo del 2013, nonché unico giocatore italiano ad averlo mai vinto. Detto questo, andiamo subito a sfidare il nostro Arash e vediamo come andrà. Allora, Arash ha deciso di portarci questo team abbastanza particolare, non penso di averlo mai visto. Vediamo un'arboliva molto particolare, deciderò subito che cosa fare e non so molto bene cosa possa fare quel coso, tuttavia Anilape non lo vedo male, a dire il vero. Potrebbe avere qualche problemino contro Dragonite, però contro tutti gli altri lo vedo molto bene, per cui per questo game 1 direi di andare decisamente di layer 1 facendo Anilape Grimmsnarl e dietro portiamo sicuramente Garchomp. Come ultimo portiamo Rotom, in quanto lo vedo abbastanza bene con gli schermi, in più tolto Arboliva che praticamente non tocchiamo con Rotom, penso che possa andare molto bene contro tutti gli altri. Vediamo subito cosa succede. Ok, lui parte subito di Arboliva e Volcarona e non so bene cosa posso fare in questa situazione. Io proverei a fare protezione e andiamo a fare taunt su Volcarona per impedirgli un eventuale Quiver Dance, che è quello che penso sia più gettonato a fare. Qualora dovesse farmi attacchi, comunque io Anilape l'ho protetto, per cui non dovrebbe andare particolarmente male. Eventualmente potrebbe settare anche una Tailwind e mi dovrebbe andare abbastanza bene come situazione. Vediamo subito cosa succede. Ok, Quiver Dance va bene. E Lich Seed su Anilape. Ok, buono, il primo turno l'abbiamo preso. Avendo visto questo Lich Seed, io andrei a fare subito la Terra Fuoco per reggere tutte le sue potenziali mosse. Un bel bulk up qui lo vedo bene. Andiamo subito a tauntare anche Arboliva perché non vogliamo prenderci semini addosso che possono essere veramente molto fastidiosi. Ok, lui va a togliere Arboliva, probabilmente aspettandosi questo taunt, mossa abbastanza corretta. Questo non so chi sia. Hydreigon, ok, giustamente Hydreigon immune al taunt. E buona mossa da parte di Arash. Io comunque qui diventando fuoco non dovrei prendere praticamente danni da Volcarona a prescindere da cosa posso fare, per cui dovrebbe andarmi comunque bene, nonostante il turno poteva andare meglio, però fare Spirit Break su Arboliva rischiando di prendermi un Lich Seed non mi sembrava molto opportuno. Vediamo cosa fare. Siamo più veloci. Whirlwind non può averlo fatto in quanto è tauntato, per cui noi siamo più veloci di Volcarona. Questo non me lo aspettavo. Arriva un Heatwave, ok, dovremmo fare pochissimo danno. Speriamo non ci burni Grimmsnarl, perfetto. Non so che tera tipo abbia il suo Hydreigon, ma generalmente viene usato fuoco Steel, anche se potrebbe essere anche Poison. Non ha Ghost da switcharci, andrei abbastanza tranquillamente di Drain Punch più Light Screen. Sì, Light Screen, però lui potrebbe proteggere il suo Hydreigon proprio per paura di Drain Punch, per cui andiamo a fare Rage Fist su Volcarona più Lightscreen, sembra una buona mossa. Infatti lui non ha protetto, ma comunque ha cercato di baitarmi, lo ha tolto immediatamente e ho fatto bene a fare Rage Fist. Entra Dragonite, ok, e dovrebbe andarmi abbastanza bene col fatto che adesso riesco a mettere anche riflesso e questo, avendo preso un attacco Volcarona, secondo me un settantino glielo facciamo. Ok, perfetto, già precisamente 70. Ottimo, questo non fa niente al Nilape. Speriamo nuovamente di non essere burnati. Buon turno. Ok, leftover su Volcarona. Importante da sapere per il resto della Best of 3. Deve essere decisamente un Volcarona molto bulky, in quanto leftovers più molta poca velocità. Io direi di andare a fare nuovamente Rage Fist e andiamo a mettere il riflesso assolutamente. Ok, arriva una Tera, vediamo da probabilmente da parte di Dragonite, non so di che tipo sarà, però generalmente viene usato normale. Questo penso sia normale, dovrebbe essere normale, sì, è normale. Ok, quindi Rage Fist non funzionerà e questa non è una buona cosa. Diciamo che questo turno poteva andare decisamente meglio. Lui farà probabilmente Extreme Speed, no, niente Extreme Speed, strano. E tra l'altro siamo più veloci anche di Dragonite, arriva il Quiver Dance, ok. E arriverà a questo punto penso un Dragon Claw o qualcosa di simile da parte di Dragonite. Spero non una mossa acqua, che in questo caso sarebbe molto molto fastidiosa. Giga Impact Miss. Ok, qui siamo stati molto molto fortunati ragazzi, perché nonostante il più uno e nonostante il riflesso,
questo avrebbe fatto veramente molto male. Lui comunque sarebbe stato fermo il prossimo turno, non penso avrebbe killato in quanto appunto abbiamo diversi boost in difesa, però sicuramente nel dubbio è meglio evitare. Qui abbiamo avuto un po' di culetto, non andrò a mentire. Ora comunque vado a tauntare nuovamente perché non vorrei che quel Volcarona si trasformasse in una macchina da guerra. Andremo a subire una mossa più uno di spesa all'attack, ma penso sia tutto ok. Missa pure Heatwave su Annihilate, ok, non avrebbe fatto praticamente nulla. Su Grimm ce la prendiamo e comunque io sarei tornato full vita ugualmente con questo Drain Punch qualora mi avesse hittato Annihilate, quindi il miss su Annihilate è stato praticamente inutile. Il vero miss utile è stato quello nel turno precedente, sicuramente. Ok, ora non siamo assolutamente in una brutta posizione. Penso che basti preservare Annihilate, non dovrebbe essere troppo complicato avendo boost e schermi e a meno di un crit da parte di Hydreigon. Entra nuovamente Hydreigon, essendo lui tauntato e avendo subito io un paio di attacchi su Annihilate, penso che andrò a fare Rage Fist a sinistra in quanto completamente safe, lui non può proteggere, se ci switch Arboliva prende un botto di danni, mi sembra ottimo. Controlliamo quanti turni abbiamo rimasto di schermi, ce ne abbiamo ancora tantissimi, per cui se Grimmsnarl muore direi che non ci interessa, andiamo a fare Spirit Break, così che qualora lui non ci killi gli andremo a fare un ottimo danno. Miss nuovamente su Grimmsnarl. Ok, qui stiamo avendo veramente molto culo in questo game 1, qui però potrebbe arrivare un flinch a compensare, non arriva, per cui il game 1 molto probabilmente ce lo siamo portati a casa, in quanto questo killerà Volcarona e Spirit Break farà il suo su Hydreigon, tecnicamente dovrebbe killarlo. Tra l'altro abbiamo visto che Hydreigon non prende il recoil della orb, potrebbe essere Specs a giudicare dal danno su Annihilate, perché ha fatto veramente tanto per essere sotto light screen. E queste sono tutte cose che dobbiamo tenere in considerazione per game 2, in quanto anche se qui sono riuscito a vincere con la lead, c'è stata molta fortuna dalla mia parte, non mentirò, per cui adesso sicuramente Arash proverà a fare qualcosa per aggiustare la situazione, siccome questa lead gli ha dato veramente molta noia. Ok, eccoci qui subito con il game 2. Nel game 1 lui non ha avuto praticamente modo di contrastare la lead da Nili Grimmsnarl. Ovviamente abbiamo avuto qualche miss che ci ha aiutato, ma comunque eravamo messi a prescindere molto bene. E sicuramente andrà a fare qualcosa per risolvere questo problema. E mi aspetto un Hydreigon in lead, in quanto Specs. Lo abbiamo visto nello scorso game che faceva veramente troppi danni e non essendo Life Orb per forza Specs, per cui io comunque andrei a ripetere la lead del game 1 per il semplice fatto che lui non ha visto chi avessi dietro io, e questo può sicuramente aiutare, nel senso che andiamo a rimettere gli stessi e penso che con la lead che faccio posso tranquillamente adattarmi a tutte le sue possibili opzioni. Come dicevo, mi aspetto una Hydreigon in lead, mi aspetto anche che lui porti King Gambit e Paumot, non so effettivamente se possa fare qualcosa qui, secondo me nulla di incredibile, ma comunque ora vedremo. Diciamo che tra tutti i Pokémon che vedo in preview è quello che mi preoccupa di meno. Ok, vediamo subito la sua lead, ovvero King Gambit e Paumot. Eccolo subito qui Paumot, dopo che ho detto che non mi spaventava, ce l'abbiamo subito qui di fronte. E potrebbe arrivarmi un double shock molto potente su Annihilate, in quanto qualora lui dovesse diventare Tera Eletto potrebbe fare molto male. Io farei riflesso e questo lo vedo un ottimo spot per switchare dentro Garchomp. Potrebbe esserci un Ice Punch su quel Paumot, da vedere dopo. Io eventualmente posso diventare fuoco e non penso che l'Ice Punch andrà ad arrivare adesso, perché sarebbe veramente una pazzia da parte sua farlo. Potrebbe arrivarmi un fake out più attacco su Grimmsnarl che me lo killerebbe, però comunque penso di essere comunque in uno spot decente, in quanto mi sono switchato free Garchomp e posso fare comunque cose. Vediamo arrivare una Terra Steel da parte di King Gambit e potrebbe a sto punto farmi confermare la mossa che avevo appena pensato, ovvero fake out più attacco di là. Invece non fa fake out, riesco a mettere il riflesso, per cui vediamo che cosa arriva. Arriva il double shock, arriva il Nuzzle, ok, fatto benissimo switchare Garchomp, anche se avevo eventualmente la Lumberry. Questo non so se lo reggeremo nonostante il reflect, perché comunque c'è la Tera. Ok, lo andiamo a reggere, ottimo. E avendo Nuzzle non penso abbia Ice Punch. Farei Light Screen per il late game, in quanto sicuramente lui avrà Hydreigon e potenzialmente anche Volcarona. E andiamo a proteggere per liberarci lo slot ed entrare dopo, così scoutiamo anche un eventuale Ice Punch da parte sua. Ok, lui va a togliere Paumot. Va a togliere Paumot per, suppongo, Arboliva o Dragonite. No, Hydreigon, ok.
ci stava in quanto era molto probabile facessi terremoto, comunque uno switch un po' coraggioso, siccome avrei potuto fare robe, però abbastanza giusto. La parte sua brick break, questa non ci voleva. A questo punto suppongo che lui sia a V su King Gambit, arriva una breccia che si va a rompere entrambi gli schermi. Questa non era pronosticata assolutamente e ci mette un attimo i bastoni fra le ruote. Tuttavia possiamo tranquillamente ancora giocare e io qui vado a fare un bull cap. E non sento ancora la necessità di diventare fuoco, in quanto lui lo ha già visto nel game 1. Non penso mi andrà a fare Rune Head. Eventualmente qui arriveranno mosse Dark che faranno la stessa efficacia a prescindere dal tipo in cui noi saremo. E vado a fare invece Dragon Claw su Hydreigon, mi sembra abbastanza safe. Lui non ha buoni switch in, probabilmente lo toglierà. Dai danni del game 1 lo consideravo Specs, per cui non dovrebbe poter proteggere e dovrebbe andare abbastanza bene questa cosa. Ok, arriva il Dragon Claw, essendo Lifeorb mi aspetto di killare, ottimo, perfetto. Questa è un'ottima kill che va a compensare il break break che ci ha dato veramente molta noia al turno precedente. Andiamo pure a setappare un ottimo bull cap. Arriva Koto Cleave, speriamo che non critti, comunque fa male, però non troppo, perfetto. E adesso mi aspetto che lui possa rientrare con Paumot per provare a farmi Nuzzle su Anilape. Tuttavia non mi sembra di aver svelato la Lamberria Game 1, per cui qui io penso di essermi messo abbastanza bene. Andrei comunque a fare. In realtà King Gambit lo ignorerei, andrei a fare Rage Fist su Paumot e proteggo comunque per evitare un eventuale Sucker Punch o un eventuale Fake Out più attacco su Garchomp, perché potrebbe tranquillamente arrivare. Potrebbe anche arrivare anche il Revival Blessing, invece arriva Nuzzle, ok, va bene. In realtà in questo caso noi siamo contenti che ci arriva il Nuzzle, in quanto ci boostiamo il Rage Fist, ma mangiando la bacca curiamo la para e non è per niente male. E per cui ora questo qui è a più 1 d'attacco con pure il boost e penso che a meno di Sash potremmo killare Paumot, ma è giustamente Focus Sash, si gioca così, nulla di strano. Ora arriverà probabilmente attacco su Garchomp, Iron Head, ok, buono, ho fatto bene a proteggere. E se Paumot dovesse toccarci Garchomp anche con un eventuale Ice Punch morirebbe, per cui rimarrei abbastanza tranquillo facendo Drain Punch su Garchomp, su King Gambit, scusatemi. E abbiamo visto lui avere Hydreigon che è morto, non sappiamo il suo ultimo, comunque andrei nuovamente di Dragon Claw, che mi sembra safe, abbastanza tranquilla come mossa. Non ha particolare switch in, potrebbe mettere Volcarona o Arboliva che non prenderebbero troppo danni, invece va a fare Revival Blessing, molto interessante, probabilmente ritornerà in vita Hydreigon. È il nome giapponese per cui non sappiamo chi è tornato in vita, anche se penso decisamente che si tratti di Hydreigon, appunto. E non è buona come cosa questa assolutamente, col fatto che ci è stato anche tolto lo schermo. Drain Punch andrà a fare ottimi danni a King Gambit col P1, però non lo killiamo e questo piccolo 1% di HP lì ci farà perdere probabilmente Garchomp, rischiamo di perdere anche la partita, in quanto ora lui morirà di Raskin, però Hydreigon è Specs e ora ci darà veramente fastidio, in quanto Dracometeor penso possa tranquillamente one shotarci a Nilip. Ma vediamo cosa succede. Più che altro ho paura che l'ultimo suo Pokémon possa essere Arboliva, che darebbe particolarmente fastidio a Rotom, anche se non avendo ancora usato la Tera, ora io potrei usufruire di una sorpresina che mi darebbe sicuramente una mano. Vediamo, abbiamo Dragonite, ok, e quindi il resuscitato Hydreigon, ok. Ok, tornato ai Dragon. Io andrei a fare Protect e diventiamo. Anzi, io non proteggo, ragazzi, perché io voglio prendermi Dracometeor per fare droppare ai Dragon. In quanto se lui non fa Dracometeor non ci killa. Per cui io vado a fare Drain Punch su Hydreigon e vado a fare Nasty Plot Tera Steel con Rotom. La Tera Steel non penso lui se l'aspetti, in quanto non è molto comune. È comunque un ottimo tipo per Rotom avendo Levitate. Ora, tecnicamente, se il Dragonite Choice Band andrà a loccarsi su Giga Impact o qualcosa di simile, noi siamo a cavallo con la Tera Steel. Il vero problema arriva nel caso in cui lui debba fare una mossa a fuoco con Hydreigon, ma non vedo veramente il senso di farla qui, in quanto si trova davanti a Nilape che è Strabulk e la regge, e a Rotom che non può predittare la Tera Steel, e normalmente acqua la reggerebbe. Arriva di fatto il Dracometeor come da pronostico, ci killa, lo sapevamo.
Però siamo tranquilli in quanto lui è loccato su Dracomitor e noi siamo still, per cui ai Dragon ora lo ignoreremo. Siamo più veloci di Dragonite, ottimo da sapere anche questo. Potrebbe arrivare un Dragon Claw o qualcosa di simile. Vediamo che succede. Arriva Dragon Claw, ottimo. E, minchia, ok. Comunque è banned. Abbiamo avuto la conferma che lui è banned. Per cui, trovandoci davanti a un doppio Choice Item, andiamo sicuramente a proteggere immediatamente per prenderci un altro turno di Leftovers. Parte la Protect, ok, non penso si saranno sorprese qui, ha fatto veramente troppi danni sul tipo Steel per non essere banned. Hydreigon penso che lo ignoreremo per il semplice fatto che si trova già a meno 2 di attacco speciale ed è costretto a continuare a dropparsi per i prossimi turni. In più Dracomitor ha anche la possibilità di missare, invece Dragonclaw no. Abbiamo setuppato un ottimo Nastiplot, direi che andiamo ad attaccare Dragonite tutta la vita con Thunderbolt ora, senza pensarci troppo. Ariel Dracomitor che missa, ok, come l'avevo appena detto, non lo volevo chiamare, però è successo, comunque ok, perché si evita eventuali crit. T-Bolt fa un ottimo danno, arriva il Dragon Claw, ok, va bene, noi proteggiamo nuovamente il nostro Rotom per avere un altro turno di Leftovers. Andiamo a proteggere, come già detto, e teoricamente a meno di crit questo game ce lo siamo portati a casa, siccome siamo anche più veloci di Dragonite per l'appunto, per cui ora ci andremo a subire un Dracomitor e se questo Dracomitor non dovesse crittarci due volte di fila andremo a vincere il match. Andiamo a fare T-Bolt nuovamente e vediamo se Dracomitor non ci critta. Vediamo, arriva il Dracomitor e lo reggiamo, perfetto. E io comunque il prossimo turno andrò a proteggere nuovamente, non vi voglio annoiare troppo, però voglio cercare di ottimizzare le mie win condition e mettermi in una condizione di reggere un potenziale crit, anche se in realtà sono abbastanza convinto che se non ci critta vinciamo e se ci critta perdiamo. Tuttavia è molto probabile che un T-Bolt solo non basti a killarlo, non voglio fare idropompa in quanto abbiamo possibilità di missare e mi sembra abbastanza corretto ugualmente fare questo in maniera da anche senza crit incassare due meteore. Tra l'altro ora che ci penso, lui ha già utilizzato parecchi Dracomitor e potrebbe anche finire i PP eventualmente. Di fatto andrò a fare T-Bolt e qualora non dovessi essere crittato e non dovessi prendere la kill, andrò a proteggere nuovamente in quanto Dracomitor ha solamente 8 PP e penso che lui possa essere verso la fine in questo momento. Non andiamo a prendere la kill come immaginavo e proteggo nuovamente per provare a terminare i PP e penso che siamo in una... Non dico cavallo perché il crit può sempre arrivare, però siamo veramente in una ottima posizione. Ok, ora io non ho contato, come dicevo prima, non ho contato i suoi PP di Dracomitor, però dovrebbero essere veramente pochi, essendo che lui si trova già a meno 6. Uno lo ha missato e uno lo ha fatto adesso a meno 6, mi sembra anche due, quindi potrebbe essere verso la fine. E non saprei se abbia senso provare la doppia, in realtà mi sa che aumento solo le possibilità di crit, per cui non proverò a far finire i PP, andrò semplicemente ad attaccare con T-Bolt. Ah, ok, perfetto, aveva già finito i PP, per cui andiamo a vincere questa best of 3. Game 2 molto più complicato del primo, Arash si è saputo giocare le sue carte molto meglio, si è saputo adattare al game 1, d'altronde è un campione del mondo, per cui non è che ci si possa aspettare di peggio. E GG al nostro amico Arash, fatemi sapere con un commento con quale altro top player voleste vedere una best of 3 sul canale. Detto questo, bella a tutti ragazzi e ci vediamo al prossimo video.